In occasione delle celebrazioni per la Giornata Internazionale della Donna, ideato dall'Ufficio di Informazione in Italia del Parlamento Europeo con il sostegno dell'Unità per i Diritti Umani, Network del Premio Sakharov, insieme al Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla rappresentanza in Italia della Commissione Europea e all'Associazione ActionAid, è stato organizzato l'incontro dal titolo Libertà dalla violenza, una premessa indispensabile per l'affermazione delle donne. Noi abbiamo da poco approvato una risoluzione del Parlamento europeo, ma già l'avevamo fatto a Strasburgo l'anno scorso, perché finalmente tutti gli Stati membri, partiamo da qui, dall'Europa, tutti gli Stati membri, attualmente 14 non l'hanno firmata, firmino e sottoscrivono la Convenzione di Istanbul contro la violenza delle donne, che è il primo quadro giuridico del Consiglio d'Europa, che effettivamente tratta tutte le tematiche della violenza delle donne, quindi lo mette sotto un profilo giuridico molto più forte. Ma noi chiediamo che sia l'Unione Europea in quanto tale ad approvare, perché questo rende molto più forte e incisiva la nostra azione. Ospite d'eccezione Hawa Ibrahim, vincitrice del premio Sakharov nel 2005, avvocatessa nigeriana, docente ad Harvard e all'Ateneo di Tor Vergata, da anni impegnata a difendere le vittime della Sharia in Nigeria e in particolare le donne che subiscono violenze e mutilazioni da parte dell'organizzazione terroristica Boko Haram. Violence is not acceptable. It slows down progress. It increases insecurity. It makes all of us unsafe. So violence is not acceptable. Sexual slavery is abominable. So the message, hopefully for everyone as a take-home point, is that it should be in the front burner of today, of tomorrow, of years to come, that we should not accept violence in any form whatsoever. And I have a project called Mothers Without Borders, and I'm working on currently. And I think instead of only speaking to lawmakers, which is a sacred chamber of lawmaking here, so beyond the lawmaking process, what can we do as female, as women, as mothers? But what can we do as men? What can we do as a society to tame violence against women, to tame violence against a society and against our children yet unborn? L'incontro si inserisce nel quadro della campagna per le celebrazioni dell'8 marzo, articolate intorno al tema indicato dalla Commissione Diritti delle Donne, Giornata Internazionale della Donna, Women's Economic Empowerment, Let's Act Together. Noi stiamo gestendo in questo specifico momento, in questi due anni, due progetti finanziati e sostenuti dall'Unione Europea con diversi partner europei. Il progetto WeGo, Women Economic Empowerment, che appunto si occupa di cercare di andare a supportare il lavoro dei centri antiviolenza a livello nazionale, per cui quello che facciamo con i centri antiviolenza è anche dei percorsi di alfabetizzazione economica e finanziaria, di gestione dell'economia domestica, ma anche e soprattutto di percorsi per l'inserimento lavorativo, che è un altro grosso gap che si trovano ad affrontare le persone, che sia le donne che si trovano in disagio e in situazioni di violenza domestica. Allora io credo che sia un 8 marzo importante questo, importante per l'Europa ma importante nel mondo. Sappiamo che dalle donne argentine è partita una forte mobilitazione che ha attraversato la Spagna, la Polonia, l'Italia, gli Stati Uniti d'America recentemente. L'8 marzo sarà sciopero globale delle donne, sciopero internazionale delle donne per rivendicare i diritti del lavoro, per rivendicare riconoscimento del lavoro di riproduzione e per combattere contro la violenza maschile. Mi auguro che saremo in tante a partecipare a questa giornata.